Amici Regresso, figli della merda, me dell'old school, figli dell'old school, figli del traditional. Spingi la merda, spingi la tua merda di fastidio. Non so, adesso ho fuso quattro canzoni che voglio. Buongiorno a tutti quanti, come tutti i giorni dalle 17, il cazzo che ti fotte. Dalle spingi 15 la merda nel fastidio. Senti, siamo tutti i giorni qui dalle 15 alle 17 su Twitch a portare contenuti. Siamo il miglior duo di youtuber del mondo. Ma oggi porteremo una cosa brutta, che è un disco di vecchi puzzoni del rap italiano. Cosa sei tu? Hai detto che sei il... un vecchio puzzone? No, no, cosa hai detto? Sei lo youtuber migliore del mondo! Hai visto che sei lo youtuber migliore del mondo? Che scheda grafica utilizziamo? Sai che scheda grafica utilizziamo? Che tela scheda grafica utilizziamo? Non so quale utilizziamo, ma e che microfono stiamo utilizzando? So dove l'hai comprato però. Su Amazon. Perché? Perché tutti i martedì sera alle 19 siamo sul canale di Amazon Music Italia a farvi vincere i soldi. Noi, sì? Mica gli stronzi che seguite. Noi, mica gli stronzi che seguite. Allora, no, dicevo, facciamo un quiz musicale dove vinci un botto di soldi. Quindi tutti i martedì alle 19 su Amazon Music. A proposito di music, metti Amazon Music e fammi sentire l'ultimo lavoro, capolavoro di Deda, che si chiama House Party. Vuol dire che ha fatto una festa a casa sua, ha invitato degli amici. Oppure parlerà del fallimento di un'applicazione utilizzata soltanto durante il periodo di pandemia, che dove tutti quanti dicevano House Party, andiamo tutti su House Party, che è fighissimo. E poi in realtà era come TeamSpeak 3, porca puttana merda, esisteva già. È finito di polemicizzare sulle cose del nerd, che capisci solo te. Capito, House Party. La clausola Clubhouse, no House Party, scusa, hai ragione. Universo l'abbiamo già ascoltato, sì. Era il featuring con Fibra. E nonostante ci sia Fibra, ha fatto meno di tanti suoi... No raga, ma veramente questi... No, io mi rifiuto... Mi rifiuto di credere. Di credere che i numeri di Deda siano così bassi. Mi rifiuto di credere che l'etichetta, l'ufficio stampa non abbia fatto abbastanza per poter pompare questo disco. Mi rifiuto di credere che con tutti questi featuring così interessanti non siano riusciti a spingere minimamente. Raga, ma che cazzo state combinando? Hanno fallito. Adesso posso dirti, ma no Deda, hanno fallito. No io mi piange il cuore. Qui non hanno dato rispetto all'artista e agli artisti. Qua hanno detto: sei vecchio, non ti incula nessuno, puoi mettere chi vuoi nel disco, che tanto non farei i numeri. Universal. E quindi non hanno investito. Universal. Ma davvero? Ma non Deda. Credete al prodotto? È Deda. Ma c'è dentro chiunque. Cazzo, c'è anche come cose. Che voglio dire, la cosa indie senza mettere Ariete, hai capito? La qualità, la qualità. Ma in realtà c'è tanta qualità. Quello con Salmo 71.000, perché c'è Salmo e basta. Hai capito? 71.000. Al Castellana, raga, c'è un pezzo con Al Castellana, 12.000. No, ma che nomi fighi sono? No, vabbè, dai, iniziamo. Io inizierò col cazzo girato, lo sai? Sì. Universo abbiamo già sentito, andate a vedervi la reaction, che almeno fa due numeri in più anche il pezzo. Pensavo hanno chiamato il titolo della traccia come la loro etichetta e non è servito a niente. No. La calma parte 2 con Fra Quintale. Wow. Campione di Fragia. Sto con i guaglioni che mi hanno fatto scuola. Deda sulla prod, da volo come ciò. E ne spiegate, mi dovete spiegare cosa cazzo cercate. Quartieri sono pieni come dei fottuti che c'ha gli alberi. E sto ancora indeciso tra la vodka e il gin tanker. Pasti come l'olio cuore, per fare sì che questo flow pagasse la pensione. Artisti come bimbi in cerca d'attenzione, a 50 anni a fare dissing nelle storie. Io lascio che le parole scano. Ma sei talento, puoi prenderti il mondo anche da cameretta. Questa strofa corre liscia come se l'avesse scritta il mio destino con la mano mia. Wow. È certo. Non mi interessa quello che pensi tu. Mag. Comunque hai chiuso il disco, cioè hai fatto tutto. Madonna, raga, la produzione. E sono questi pezzi dove più che propsare, che cazzo devi dire? No, muovi la testa, devi dici, aggiungere va bene. Qualcosa. Qua è il pezzo dove diceva i palazzi di cemento rubano spazio agli alberi e siamo indecisi tra il gin, tra vodka e il gin tanqueri. Io pezzo più hip hop del mondo. Sono impazzito sul saltavo i pasti per portare... Perché così questo flow mi pagasse la pensione. Esatto, capito? Cioè, poi rappi. Rappi cazzo, hai rappato. Quindi sa rappare. Allora, prossimo pezzo, Jake La Furia, Amy Skill e Jimmy Tights. Interessante. Però canta Fra Quintale. Canta, un rapper. È un rapper e... Quindi sa rappare. Immaginati che io scriva dei libri di merda per ragazzine.
Kim Jong-un. Ecco, no, Kim Jong. Che è quello di King of Fighters, il coreano, ah, del taekwondo. Guarda che interessante. Kim Jong, ma che cazzo di bombardi? Questa produzione. Due di miliardi, oh, fatti sfondando i quattro quarti. Yeah. Siamo la musica Bustle che sta master svoltando il party. Yeah. Siamo la bava dalla Huawei. Yeah. Io rappo non parlo come Lil Wayne. Yeah. Oh. Che dice t'ammazza. Rampennavo sopra il Kinko. Adesso mi schilla, è impazzito. I miei ragazzi fanno fuoco come a King Lale, come Kim Jong. Vabbè, ma cazzo siete tutti bravi oggi. Sul pito il master si fa inverto l'asse, tipo 100 casse. Metto dentro un tiro, frate, non intendo basket. Baby, riempio tas, mi aiuto, frate, senti una brava. Con Jake siamo Morgan Freeman, fra con 21 Savage. Bocca chiusa, niente ratti. Horror in the art. Adesso sto primo ritornello di Mischilla, bello. Bellissimo. Fanno fuoco come a... Ma poi il timbro anche che ha usato. Come Kim Jong. Ho un arsenale come Kim Jong. Con la speranza che Kim Jong li ripubblichi. Raga, incredibile come Amy Schilla nei suoi pezzi che deve fare ovviamente pop o i ritornelli siano super melensi qua, timbro di Cristo. Beh, oh vabbè, ma grazie che non l'hanno fatto rappare. No, vabbè, il ritornello è rappato, sì, 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 sì. Sì, sono voilà, curioso. Voilà con Nancy. Comunque io immagino semplicemente tanta di questi ragazzi che stanno suonando su questi beat e non ci credono neanche loro. Che non ci credono neanche loro. Poi non so quanto gente abbia rispetto, ma penso tanta. Ma per rispetto e esatto, per minchia Deda, capito? Già solo che dici minchia a Deda, non fai il coglione, vero Enzi? Vai. No, guarda, lui è sempre rispettoso, dai. Ti quanto sei fastidioso così. Wow. C'è un legnetto che mi entra in testa. Crimina, chi l'ha la traccia e le tracce le elimina. Critical, fumo il premio della critica con Fra Ballas. Quello falgi poi canta, la polizia canta, si fra sembra Maria Callas. Attaccata alla strada tipo a mamma il primo giorno. Gioia toda, sta che merda, cazzo di produzione. Quella merda nuova, sì, una baby dance. Questi anche negano l'evidenza. Due champion sound. Sperimentato. Strana. Acido. Insta o Telegram to the beats beat eccetera eccetera eccetera. Bello. Young and veteran. Un boy boy chi ne sa mi venera. Champions attitudine anche se non sei nelle strade di Compton. Se non parli di soldi ora fra te non ascolto neanche la voce del Tom. Guarda che beat difficilissimo. Secondo me gli ha fatto lo scherzone Nancy. Ah, cioè sì, ha detto adesso Deda. Rappa su questo. E Enzi, voilà. Su suca. No, Enzi le fa, voilà. Va bene, Deda meno. Scala. Se vedi che... Ma non di botto perché sarai peggio. No, esatto. Voilà. Come al solito, che cazzo devi dire? Produzione difficilissima. Enzi è greggio, è perfetto su una produzione così difficile. Non credo che tanta gente riuscirebbe a fare quello che ha fatto lui col timbro. Perché è stato preciso, no? Non è fatto no, il... No, non ha fatto di più. E il fatto di siamo cresciuti senza poter piangere, il contrario di LOL, frasona. Sì, frasona. Cazzo. Figa. Change! Come cose. Mi aspetto tante cose. Ma non roba bella. No, non è vero. So, magari di fare... Come cose. Ragazzi, dai, facciamo. Te l'avevo detto. Gli rispondo, noi scendiamo a volo adesso. La gioventù è come la febbre, dopo i 30 armi a nessuno. Wow. Quando cresce poi diventi qualcuno. Lascia Spielberg, non appunto. Stronza. Ora è tutto un altro viaggio. Spiego, mi faccio il tiro della croce. Tiro della croce. E dopo prego. Affanculo. Cannette ci sta. Sono in due i coma cose. Uno è il coma e l'altro le cose. Cosa? Cose. Change. Change. Grande. Rispondi al massimo riagganci. La rete vuole omologarci più delle divise blu. E tutto questo è solo il tempo. Colmerà il divario. Stronza. Oggi ce l'ho con lei. Ne ha già troppe nell'armadio. Dite la verità che a voi vi piace proprio così tanto Magnolia che fate musica di merda solo per suonare lì. Loro fanno proprio un genere che si chiama Magnolia. Magnolia Indie. Abbiamo le compilation su Amazon Music. Magnolia Indie, devo vedere. Indie Magnolia. Senti, siamo a metà, ma che cazzo deve fare ancora in questo pezzo? E poi qua non è... sostanze si trovano. Cioè il fatto che non sia un disco per bimbi. Non possono venire a trovarci, bastardi. Stronza. Quanti insulti oggi.
Che batterie, Deda! Che batteria! Ragazzi, come cose li ho scoperti io. Gli ho detto a Barlo, ascoltati come cose che sono una bomba. E Barlo, no, minchia, fanno indie di merda. Sono una merda. Dice, no, ma guarda che sono bravi, sono pure nostri. Cosa? Ha detto che li ha scoperti lui, come no, cose? No, raga. Ma che cazzo vuoi? Tu sai che telecamera stiamo utilizzando? Sai sì che... o no? Eh? Sì o no? Sai dove l'ho presa? Sì o no? La conosci questa telecamera che stiamo utilizzando? Sì o no? E allora non dire che sei bravo a fare le cose perché sei soltanto te qua che fa le cose. Coglione. Andiamo avanti. Più forte. Featuring Salmo. Pippo più forte. Così. Però è Deda. Che suoni sto merda. Secondo me qua è Electro Breakbeat. Electro Breakbeat. Scusa bro, se non le sette dico eresia. Io non posso fare il comico, sto detto cazzate. Non so fare pure nudo, mi fa una sega. Viaggio su una supernova, fuori sé. Quando pompi questa merda volano fuori sé. Fuori come un cane morto. Forse questo gioco che mi annoia non fa più per me. Una famiglia, una figlia che mi somiglia. Questa è la più moderna. Per dormire quando stai. Mezzo house party. Sentire un vecchio svegliarmi. Dormo tra nubi di fumo. Lasciami solo a fanculo. Madonna che prod, raga. Ma raga, siamo fatti per poche ingoia. Mi ripeto perché. Drop. Proprio a me. Oh. Proprio a me. Ma siamo nel futuro. Te l'ho detto che c'era qualcosa di Electro Breakbeat. Questa sì, roba sì. Da... sì. Siamo nel futuro degli anni 90. Hai presente quando pensavi sì, che il negli futuro... anni 80. Negli anni 80 il pensavi futuro erano futuro dei neon viola. Erano il 2020. Erano i neon viola il futuro negli anni 80. Adesso siamo nel futuro, ma non abbiamo questi suoni comunque. Bello. Bello. Allora io penso che sia la più moderna. Sto finendo. Scusa. Che dire, il pezzo era abbastanza moderno. Cioè Salmo rendeva tutto molto moderno. Nonostante ci fosse del funk. C'era il funk, c'era dell'house. Io appena è iniziato ho detto minchia Electro Breakbeat. Poi ho detto no. Però poi l'ha rimessi alla fine quei suoni lì. Strecciatissimi perché erano un po' più lenti delle breakbeat. Però... e quindi sempre col mio intuito di donna sono riuscito a capire questa cosa. Ma fico. Fico poi rappare sai su quella mezza cassa dritta funk. Io comunque capisco perché non ha fatto tanti numeri. Comunque non è girato tanto. Troppa qualità. Vabbè, qualità. Qua è roba che devi sapere. Qua è roba che devi saper ascoltare. No, è roba per intenditori, ma non per gente che ne sa di più. È roba per gente che ha ascoltato la roba in Italia da quando è nata sì. E può capire l'evoluzione, può capire le cose, ma per semplicemente perché le ha sentite e le conosce, non perché è più intelligente. No, ma basta due dita di cervello in più. Comunque basta un leggermente sofferma. Non serve essere più intelligenti o più svegli. No, basta soffermarsi leggermente in più per dire, vabbè, fammi provare ad ascoltare un disco che magari come sonorità è un po' diverso da quello che ascolto di solito, ma che è, siccome è importante come disco nell'hip hop, nel rap italiano. Ah, puro con Davide Shorty. Grande Shorty torinense, se non sbaglio. Io ascolto il rap dal 2017 no, e Deda non lo conoscevo. Eh sì, se ascoltavi il rap dal 2000 invece lo conoscevi, no, anche perché nel 2017 utilizzava lo pseudonimo di Kazuma per produrre e produceva tutt'altro. Mm-hmm. Beh, il 2017 guarda che era l'altro ieri, Gil. Io ti dico, io ascolto il rap dal 2005-3. Quei giorni c'è il Games Week. Vabbè, ma lunedì dopo non dovrebbe essere. C'è un martedì, possiamo farlo, non è un problema. Sì, ma c'ho 18 anni, non per... ma a 18 anni è normale che non conosci Deda. Sì, non, cioè, non ti devi giustificare. Ma cioè, cazzo, ma... è un rapper che era vecchio quando ero giovane io, Deda. Ma era vecchio. È un vecchio di merda. Una merda. È una merda. C'ha il deambulatore con i cosi. Ma non è vero. Con l'MP500. Puro. Gli ha fatto la base apposta il merda, eh. Sentilo. Dego. Mariana si sta già togliendo le calze. Sento voci che mi dicono: impara a farti amico anche il pericolo. Dicono, un sistema in cui la mente è sempre in bilico. Tra chi si anestetizzo e sull'orlo del come dilico. Wow. Prima sto zitto e dopo litigiamo. Affascinare, ma non sappiamo più ascoltare. Ho imparato a farmi male solo per distrarmi un po'. Qui da noi. Bello, Shorty. Tutto ciò che di cattivo c'è. Italianissimo. Ho tutto. In fondo l'obiettivo è privo di significato. In cui mi sono fatto schifo. Il fatto mi ha graziato. Oh. Non è un caso. Io il caso lo attiro. Ehi. Madonna mia, che cazzo di soul. Ma la faranno la Monster al piccione nero? Cosa? Faccio un freestyle, fada. Ya! Yeah. Oh. Non lo so, non lo so. Ah, fai le doppie. AKA, fada, MC.
adulto. Non capisco anche il fatto che la gente non apprezzi, lo capisco bene. Quella roba per dicevano che hanno gli stessi più o meno ascolti dei Verdena su Spotify perché sono i reduci degli anni 90. Il problema è la cosa strana, il problema è che Verdena non, anche il genere musicale non va più di moda, quindi mi aspettavo i Verdena sotto come numeri qua, però sta roba qua, se ci pensi, in radio cosa puoi far passare qua, a parte Shorty, ma in radio piccione mezzanotte, in radio piccione mezzanotte metti solo qua puro di Davide Shorty, ma neanche Verdena puoi far girare in radio, però questo è non è commerciale, ma va di moda. È diverso andare in radio, andare di moda. Andare di moda vuol dire andare tra i ragazzini. I ragazzini dovrebbero ascoltarsi questa roba. C'ha dei nomi, a parte, vabbè, ovviamente Davide Shorty, no. Facciamo dei TikTok dove inquadri. Allora, ma non è sta, ascoltaci. Fai dei TikTok dove inquadri semplicemente dei piccioni. Poi portate anche delle briciole di pane. Tu feed i piccioni con questa roba qua. E dici, feedando i piccioni, e tagli Deda e Shorty, per favore. Nick Dynamite dice: chi vuol capire, capisce. Poi lì, Nick Dynamite dice, per esempio, Universo la sento tanto ovunque in radio. Oh, meno male. Ma io sono contento. Io immaginavo che quella fosse. Eh beh, ci credo, c'è fibra. C'è Neffa. C'è Neffa, c'è fibra. E quindi. Radio, dai, c'è, di cosa parliamo? Deda che non buca l'internet. No, è secondo me la comunicazione degli uffici stampa e o della sua etichetta discografica che non ha un'efficacia così ampia. Oppure che il popolo se ne fotta. Oppure, sai cos'è? Ti dico una roba. Io, solo guardando i featuring, ti dico: Deda non ha messo il ragazzino che va di moda. Ha messo gente che dice: stimo come rapper. Sì. Capito? Sì, però c'è. Però cioè, è gente grossa. È gente grossa, ma seguita anche dai ragazzini. Sì, ma è gente grossa della nostra, nostra fascia d'ascolto. Fibra, sono sicuro che anche i ragazzini ascoltano. Sì. Salmo pure. Sì. Come cosa no. Basta. No, basta. Sì, tutti sì. Gli altri invece è gente che gente stima adulta. Artisticamente. Hanno fatto Sanremo più di queste persone che sto vedendo. Sì. Vabbè, andiamo avanti. Desideri, Gaemon e Frank Siciliano. Anche qua senti che parte proprio da electro break beat. Bravo, vecchio, bravo, sì, questi afro. Con i suoni nuovi, sì, però. Sì, sì, sì. L'atmosfera vibra, siamo come una linea fatta a mano libera. L'istinto di Gaemon che rappa. No, è Salmo. In fondo tu lo sai, ho quanto ho scavato, quanto ho scalato, quanti dei miei modi ho superficialmente levigato, soltanto per adesso vai. Sì, ma sta roba è Deep House, cioè Buddha Bar, moda. Giorni, queste notti, ho cercato di riempire fuori. Frank Siciliano con Autotune. Al pensiero di sedurti ancora fuori è freddo, tu vuoi ancora stare qui con me. Vabbè. Mentre ciampo su ogni cosa, abbandona la ragione. Vabbè, raga. Sei qui con me. Quanto mi sento vecchio, cazzo. Asso. Moda. Cioè, queste proprio sfilate, ambienti pettinatissimi. No. Secondo me no. Tutto mega drogatone. Tutto. No. Però sì, anche. Sai che cosa? Forse sento troppo finezza nella produzione per dargli lo sporco di questa roba che stai pensando. Ah, due gocce di roba. Secondo me io una roba, questa roba come l'ascolterei in casa. Bello, impantofolato. E il fatto è che puoi ascoltarla in tanti mood, tra cui a me che sono uno più mondano, un attimo più frizzantino di te. Mi sono fatto sto viaggio, che non è l'unico viaggio possibile. No, certo. Quindi ambiente super chic, after moda, super incasciato, droghe particolari. Incasciato, sta roba. Droghe particolari in sottofondo, trans model, cocaina, cose. Te la butto non lì. Non lo so. Te la butto non lì. Non lo so. Io mi ci vedo proprio un'altra situazione qua. È proprio roba da. Cioè, la vedi proprio in un club dove lo suonano. Sì, after. No, club. Il club crooner. Cioè, nel senso, un club jazz. Di quelli fighi, quelli super. Jazz crooner. Drogones. Che cazzo dici? Drogones. Va. Bene, sì, no, sì, no. È vero, comunque, sì. Cioè, per carità, non posso smentire. Scusa. Danno, Sean Martin e Enoki e Mr. Man. Vabbè, poi? Tutti ha messo, incredibile. Tutti Rock the House. Quindi pezzo Rock the House? Credo che sia. Vai. Ci sono le chitarrine? No. Ma cos'è? Oh, ci sono Radical Stuff. Ci sono delle chitarrine? Radical Stuff. Adesso fa sostanziali di differenze di punto di vista. Senti, vai. Hey yo, hey yo. Di rap, scappo con la coppa. Quella jazz come Nick La Rocca. Sopra il buco di ogni MC. Ma scusate, Sean Martin è Sean? È Sean, coglione. Ma è merda? Eh sì. Wow. Ma scommetti che domani tra. Torna indietro. Ah!
soggettati brillantati. Spalle ai collaboratori, noi li tagliamo le palle. Ai collaboratori, noi li tagliamo le palle. Ma come entra, mista? Ma come entra? Pensavo fossi tu. Yo. Sentilo. Scalibur nel sacro graal, schizza in testa, lo stato in siero della verità. Ancora il funk mentre tutti fanno pop. Ho troppa testa fraba, che male, questo è whisky McCallan, riserva imperiale. Oh! Adesso di quanto non lo sia adesso. Bastardo. Aspetta. È perché continua a migliorare secondo per secondo. Maledetto. Che cazzo? Ah. Fai freestyle. Devo fare freestyle, ma come faccio con la vecchia scuola? Se non adesso è ora, se non è ora è dopo. Senti quanto cazzo ho di fuoco. E io non ho niente da dire. Non c'ero di scratch. Devo sempre rovinare i momenti belli. Mi piace questa cosa che mi caratterizza. Lo metto? Allora, mi se volete playlist. Una playlist con i controcoglioni, forse la playlist più bella d'Italia, credo. Con la musica migliore. Con la musica migliore d'Italia è Top Alternative Music by Arcade Boys su Spotify. E... Ma come funziona Spotify? Cioè, tu sei, no, hai programmato Spotify? Funziona che io sono lo youtuber migliore d'Italia. Sì? Se non il migliore del mondo. Sì, però adesso mi devi spiegare quanto costa il microfono che stai usando. Sai quanto costa? Stai muovendo solo la barba sul microfono, guarda. Non mi stai rispondendo. Carcola. È difficile da calcolare. Senti, non è sei gratto. Tu con questa gamba il gratto. Allora, a parte che sono impressionato da Sean. Impressionato? Cioè, io lo amo. Lo amo, penso. Vabbè, ma lui vince facile per due motivi. Sì. Che lo cambia il flow da anni. E perché c'ha la mista nel sangue. Esatto. Giusto? C'ha la mista nel sangue? Anche la mista nel sangue, credo. Quella di Mistaman. Mistaman è entrata di Cristo. Inoki ha fatto il suo. No, ha però, dato però, tre robe però, fighe. Però Inoki, guarda che è stato molto Inoki fine. Quando la vecchia scuola chiama in 5 secondi. Oh, e il disco Danno, bello Danno, bello, sì, Danno, cazzo. Sì, sì. Disco adesso al Castellana, che sai che è uno dei miei cantanti, sì, italiani preferiti, sì. Non per leccare il culo, ma credo che sono anni che ormai facciamo questo. Io conoscevo lavoro. Una Castellana che, sì, quando tornavamo a caccia con il re, lei che preparava questo fagiano alla faraona, con Lancillotto, Re Artù e Tedua, stavamo aspettando la Castellana, poi alla fine è arrivato il Cavaliere Nero, e essendo nero... Sì, ero io il Cavaliere Nero, perdonami. No. Senti, non sei tu invece il Cavaliere Nero, credo. Sentilo, fammi toccare. Nell'incerto io... Mi divertirò, sono esperto come sei tu. È un problema tuo. Me ne frega un cazzo. Niente che ti trattenga da mani. Dai Dani, non fare così. Tu sei il king dello stream. E non mi importa se non stai vincendo. Beh, ma è acidissima sta roba però. So che non sei tu. Ma che fierezza sta roba. Che cazzo gli devi dire? La reaction è finita. Ciao. Allora, termina la registrazione per i ragazzi di YouTube, però. Sì. Hai messo il like? Hai messo il like. Lo so che tanto l'avremmo visto in 4 questa reaction. Aventa Franklin col piccione. Almeno 4 like. Ah, vediamo, oh, ragazzi, siete arrivati fino a qua. Tutti quelli che hanno visto la reaction, fatemi vedere che l'avete vista, lasciate un like. Esatto. Sono quei dischi che noiosi. Continuerò a portare nonostante noiosi facciano perché... 3 persone. No, ma sono noiosi perché non so che cazzo dire. No, devo esatto. dire io, bravo. No, ma infatti qua. Io l'ho fatto per ascoltarlo. Cioè... Per ascoltarlo con i miei amici, sì, su Twitch. Esatto, per ascoltarlo con i miei amici su Twitch. Perché... Adesso non mi rompete il cazzo. Perché allora un discorso, io posso fare una critica su roba criticabile. Sì. Ma io come posso andare da sta gente e dire oh bravo, il disco è bello? No, ma devi dire tu parlo che come quando, è come quando io da Bilino gli dicevo bravo, bravo. È vero. Cioè hai ragione, bravo. Non ha ragione Bilino. Non ci avevo pensato, bravo coglione. Cioè capito che non può. Cioè io posso andare senso. Dalla DPG e dirgli guarda non stai andando manco a tempo, l'hai chiusa con patata. Ecco, esatto. Non posso andare dal Castellana e dire però io quel fa diesis diminuito l'avrei fatto. Ma ti ma dice in faccia. Culo, te il podcast dei musicisti. Esatto. Ti dice al Castellana. Capito? Sì, ho capito, sì, ho e capito. Niente, questo è il succo. No? Grazie per aver seguito qua su YouTube, noi ci salutiamo, se volete ogni tanto sì. su Twitch siamo a fare le reaction sì. o cose. O parlare bene. Male dei nostri colleghi, che non è deontologico però. Scusami, perdonami, ma chi se ne fotte? Ciao.